Si stima che abbia cominciato a proiettare la sua esile ombra sul terreno nei primi anni del 1900, quando in cielo volavano i dirigibili e Albert Einstein elaborava la sua teoria della relatività ristretta. Stiamo parlando del celebre platano di Piazzetta Ippolito Nievo. Si trova in una piccola aiuola triangolare tra via Santa Eufemia e via Gabriele Falloppio, sulla direttrice stazione ospedale, servita dalla futura linea del SIR 3, più o meno in corrispondenza di quella che sarà la fermata Morgagni. Fino al 2013 nell'aiuola vivevano due platani, uno dei quali, il più piccolo, è stato abbattuto perché affetto da una carie che ne aveva degradato il legno. Perso il suo compagno, il platano sopravvissuto è stato potato in modo da potersi sviluppare in maniera ottimale nella sua nuova condizione di single. Attualmente l'esemplare ha un diametro di 1,74 m ed un'altezza di 31,87 m e dà origine, a circa 7 metri dal suolo, a tre grandi branche primarie che formano una chioma leggermente asimmetrica e leggermente sbilanciata verso via Falloppio. Nonostante la sua età avanzata e la sua sfacciataggine nel lambire le case circostanti, è molto amato dagli abitanti del quartiere e da tutta la città, affascinati dalle sue dimensioni maestose e dalla sua devozione alla vita. L'albero è uno di quelli che viene monitorato costantemente ed è oggetto di un piano di cura che prevede diversi controlli annuali e potature biennali. Non solo arboricoltori esperti, ma veri e propri tree climbers sfidano le altezze per intervenire direttamente dove l'albero necessita, in maniera mirata e precisa. A secondare le fragilità e le caratteristiche individuali di ogni albero è un compito delicato, ma la loro salute e longevità dipendono dalla dedizione e dal rispetto che come comunità saremo in grado di prodigare verso l'intero patrimonio verde della città. Io sono Marina e quello che state ascoltando è Prossima Fermata, un podcast in cui raccontiamo la mobilità sostenibile a Padova. In questo spazio parleremo delle trasformazioni che vivrà la città nei prossimi anni, tra cui la realizzazione di due nuove linee tranviarie, che con l'esistente andranno a formare il sistema SMART. Ogni puntata sarà un viaggio in cui conosceremo chi abita questa città e chi sta lavorando per questo cambiamento epocale. Insieme raccoglieremo pareri di esperti, risolveremo dubbi e scopriremo novità. Immagineremo la Padova del futuro, una Padova in cui è bello respirare a pieni polmoni, in cui la lotta alla crisi climatica è una priorità, in cui muoversi è più facile, veloce e sostenibile. Oggi parliamo di un tema molto sentito in città, gli alberi e la cura del verde. Realizzare una grande opera come due nuove linee di tram inevitabilmente può incidere sul patrimonio arboreo. E per capire meglio come e in quale modo è stata affrontata la questione, mi sono data appuntamento con Ciro degli Innocenti, agronomo paesaggista, capo settore verde del comune di Padova. Ci siamo dati appuntamento alla fermata di via Morgagni, sulla linea SIR 3, e non a caso. Via Morgagni è un bellissimo viale alberato, dove, come ci ha accennato anche Diego Galiazzo nel terzo episodio, proprio per tutelare il patrimonio arboreo, il tram corre senza la linea aerea di contatto, la cosiddetta catenaria. È quindi un simbolo importante della cura del verde in relazione al tram e vogliamo partire proprio da questo racconto. Eccomi a bordo. Il tram è molto affollato a questa fermata, d'altronde serve tutta la zona universitaria ed il portello, oltre che il centro storico. Ma vedo Ciro là in fondo, lo raggiungo. Ciao Ciro, come stai? Ah, molto bene, sono contento sempre quando prendo la tranvia perché da quando sono a Padova ho abbandonato la macchina e non vado sempre a piedi o in tram, sono felice. Bene, mi fa piacere, ti capisco molto bene Ciro. Allora, ho voluto incontrarti oggi perché, come sappiamo, il tema del verde e della gestione del patrimonio arboreo anche in relazione alle linee tranviarie è un tema complesso, delicato e a cui le persone sono giustamente molto sensibili. Partiamo proprio da via Morgagni, la fermata in cui ci siamo trovati da questo viale. Cosa ci racconti in merito? Viale Morgagni è un bellissimo viale con più filari di tigli, cosa meravigliosa, soprattutto quando arrivi in primavera, c'è un verde molto.
tutto chiaro, è una cosa, una percezione, ti apre il cuore. Ed è una cosa delicata. Noi siamo stati contattati nella fase preliminare della progettazione, quindi abbiamo supportato il progettista e quindi abbiamo sollevato alcuni problemi per tutelare le alberature. Sia per quanto riguarda la linea di contatto, cioè la linea di alimentazione del tram, e sia sulla parte, diciamo, di sottofondo dove appoggiano, diciamo, la linea di contatto terrestre e sia le ruote. I nostri chiaramente dubbi erano sulla compatibilità soprattutto della linea di contatto, e proprio per questo nella fase progettuale avanzata è stata soppressa la linea di contatto e come in Prato della Valle è stato fatto un tratto in cui il tram percorrerà questo viale per non impattare sulle chiome con la batteria. L'altra parte molto importante che magari a cui pochi fanno attenzione sono le radici, l'apparato sotterraneo delle piante che serve per alimentare le piante, per dargli l'acqua e anche per dargli ancoraggio. In questo caso gli scavi possono interagire in modo negativo, creando chiaramente delle lesioni che possono compromettere la vita e la stabilità della pianta. Quindi anche in questo caso sostanzialmente abbiamo prescritto che in fase di realizzazione degli scavi ci sia un professionista specifico che conosce gli alberi per evitare qualsiasi danno, e abbiamo fatto degli saggi per evitare che interazioni e manipolazioni che vengono fatte per il basamento della tranvia vadano a impattare negativamente sugli apparati radicali. Che cosa significa fare dei saggi? Fare delle prove, dei test, cioè levare i primi strati dell'asfalto, della parte di supporto dell'asfalto, per vedere come si è sviluppato tutte le piccole radici e anche le grandi radici. Perché lo sviluppo, diciamo, di un apparato radicale è molto irregolare, si adatta, cerca l'acqua, cerca i nutrienti, quindi non abbiamo un apparato radicale tipo, cioè la pianta reagisce alle condizioni del sito, del posto dove sta, in modo adattandosi a quello che trova. Quindi bisogna fare delle controllare come si è sviluppato, proprio per cercare di evitare di fare dei danni. Quindi Ciro, un grande lavoro di coordinamento tra le imprese, il settore e ovviamente APS Holding per capire come tutelare al meglio il patrimonio, ma in alcuni casi abbiamo dovuto procedere con degli abbattimenti. Eh sì Marina, purtroppo, perché certamente rimuovere un albero da una città non è mai una cosa né bella e nemmeno, come posso dirti, che fa piacere, cioè una persona che lo fa, è una cosa, tutti la fanno contro voglia. Sostanzialmente però ci sono delle volte in cui bisogna farlo, e sicuramente l'intervento complessivo dell'infrastruttura tranviaria ci ha portato lungo il tracciato a fare degli approfondimenti, a controllare meglio il patrimonio arboreo. In alcuni casi, come passeggiata Bianchini, ma in altri casi abbiamo trovato anche delle criticità che abbiamo scoperto proprio per l'approfondimento che abbiamo fatto nel progetto, e quindi da lì siamo partiti e abbiamo rimosso le piante che potevano creare più rischio per la popolazione e per, diciamo, tutti i veicoli che possono muoversi nella zona prospiciente all'albero. Certo, perché una pianta ammalata in città può essere molto pericolosa. Sì, il pericolo è un concetto che poi magari la stessa pianta la metti in cima a una montagna, non ha nessun problema. Il problema è che da pericolo la presenza, diciamo, delle persone lo trasforma questo pericolo in rischio, e quindi questa è una cosa che non deve essere ridotta al minimo e non deve essere, diciamo, occasione di criticità che possano avvenire, soprattutto anche in caso di eventi meteo straordinari. Inoltre l'occasione è quella di mettere nuovi alberi a dimora in fase di riqualificazione del percorso della tranvia, ci porterà anche a scegliere delle specie più adatte a quello che è il cambiamento climatico in corso, quindi più resilienti, più resistenti, cioè più performanti da un punto di vista anche ambientale. Quindi c'è anche uno studio che cercheremo di portare avanti proprio per migliorare le performance, cioè le condizioni positive che generano gli alberi in città.
Certo, eventi straordinari, fenomeni estremi che con i cambiamenti climatici sappiamo sono sempre più purtroppo all'ordine del giorno. Tornando un attimo alla questione dell'abbattimento, quando un albero, una pianta interferisce con la linea tranviaria, la soluzione unica che abbiamo è quella dell'abbattimento? No, è l'estrema soluzione, cioè prima cerchiamo sempre di proporre delle soluzioni alternative. Ci sono dei casi in cui abbiamo rialzato la chioma per renderla compatibile con il passaggio del tram, oppure nel caso come di Via Venezia, in alcuni casi dovevano essere rimossi gli alberi erano molto piccoli e quindi sono stati zollati, invasati e collocati nella giardineria per far sì che radichino nel nuovo vaso, e pensiamo ragionevolmente in ottobre-novembre di metterla a dimora in occasione della festa dell'albero in qualche giardino che poi individueremo. Interessante questa cosa di aver addirittura spostato degli alberi laddove chiaramente si poteva. Ma lasciamo un attimo da parte il tram e parliamo in generale del lavoro di cura e monitoraggio e della gestione di questo lavoro che come settore verde quotidianamente mettete in campo in città. La gestione è sostanzialmente complessa perché il verde in città è molto frammentato, ha molti aspetti. Per questo Padova ha deciso di fare un buon piano del verde, ci ha investito tanto, è stato un anno e mezzo di lavoro sia di studio e di elaborazione del documento, e ha fatto anche un'altra cosa, ha elaborato un piano di gestione del patrimonio arboreo che è una guida per tutti noi per riuscire a migliorare la cura degli alberi e anche a usare al meglio quelle sono le strutture, le risorse, scusami, che ci vengono destinate. Quanti sono, Ciro, a Padova gli alberi sul suolo pubblico, diciamo, perché chiaramente non penso possiamo avere un conto di tutti gli alberi privati che ognuno ha nel proprio giardino. Cioè, quanti sono gli alberi che il comune di Padova ogni giorno sa che deve curare e monitorare? Sono tanti, sono circa 60.000. Pensate anche che la città di Padova ha approvato in bilancio un programma poliennale di 3,3 milioni di euro che saranno destinati alla cura del patrimonio arboreo, sia diciamo a curare gli alberi giovani sia a curare gli alberi più anziani che hanno anche maggiore necessità di interventi per garantirne diciamo il corretto sviluppo e la sicurezza. Grandi risorse quindi per un grande lavoro da quello che capisco, ma spiegami meglio come funziona, come ci si prende cura di un albero? Allora, nel caso dei giovani alberi è importante procedere all'irrigazione e magari anche a delle concimazioni nella prima fase di sviluppo. Ma un altro aspetto molto importante rispetto al patrimonio arboreo, oltre a quello della potatura, e tutti chiaramente lo conosciamo, è quello del monitoraggio. Cioè, consideriamo che ogni albero che viene messo a dimora deve essere collocato all'interno di un censimento e ogni albero ha tutta una serie di dati che devono essere registrati e che devono essere aggiornati man mano che cresce. È come se fosse una cartella clinica di un paziente, cioè tutte le volte si fa un sopralluogo con un controllo dell'albero, vengono registrati e aggiornati determinati dati come possono essere il diametro, l'altezza o la presenza di qualche difetto. E per questo abbiamo adottato nell'ultimo anno anche un nuovo sistema che si sta sviluppando ora in Europa e che le principali città d'Europa stanno adottando, è quello del rilievo laser scanner degli alberi per creare un modello digitale. Questo è fatto praticamente con una piccola macchina che va a giro per Padova e questa macchina rileva praticamente con la luce, con un laser scanner, tutto quello che è l'albero, e questo ci dà proprio contezza di tutti quelli che sono parametri in modo molto preciso, e ogni due anni faremo questo controllo in modo tale da capire meglio come si sviluppa l'albero e come variano determinate parametri, e questo serve proprio per garantire alla città un patrimonio arboreo sicuro e che possa chiaramente essere più performante da un punto di vista proprio dei
prodotti ambientali che l'albero genera e mette a disposizione di tutta la città, cioè catturare le polveri, ridurre le precipitazioni concentrate, raffrescare l'ambiente. Tra l'altro devo dire che questa esperienza, diciamo, del laser scanner utilizzato per il rilievo degli alberi e per la generazione del gemello digitale è la prima esperienza italiana. Insieme ad altre città europee abbiamo sperimentato questa tecnica in modo da utilizzare al meglio le risorse e soprattutto anche individuare in modo precoce eventuali criticità che devono essere maggiormente indagate. Quindi sarà uno strumento anche per salvare più alberi, per certi versi. Grazie Ciro. Mi hai dato moltissime informazioni. Siamo partiti dalla tutela del patrimonio arboreo del verde in relazione alle linee tranviarie e siamo arrivati a parlare di che cosa vuol dire gestire il verde pubblico. Ho la sensazione, dopo questa nostra conversazione, che mobilità sostenibile e verde siano due elementi molto legati. Questa è un'affermazione che mi trova molto molto d'accordo. Cioè, noi abbiamo visto soltanto l'inizio del cambiamento delle nostre città, cioè la tranvia è una cosa che manifesta, diciamo, è un primo assaggio, diciamo, del cambiamento. Ma se mettiamo insieme la tranvia, i monopattini, le biciclette, le auto elettriche, noi avremo un cambiamento di come ci si sposta in città e una riduzione probabilmente proprio del numero delle macchine, che porterà piano piano sicuramente, ma la riduzione della quantità di asfalto e di superfici dure e a un aumento delle superfici vegetate, cioè degli alberi, dei cespugli, e quindi sostanzialmente è un futuro che si palesa molto vicino a una maggiore naturalità della città e anche al benessere dei cittadini. Quindi una città dove lo spazio verde ruba lo spazio all'asfalto e al cemento. Ci sarebbero moltissime cose da raccontare su questo tema, però sta per arrivare la mia fermata e io devo scendere, Ciro. Ti ringrazio nuovamente, ringrazio anche tutte le persone che con te lavorano e collaborano all'interno del settore verde, che ogni giorno si prendono cura del nostro patrimonio arboreo, e ci vediamo presto. Sì, grazie Marina, è sempre un piacere parlare con te. Oggi con Ciro abbiamo scoperto il grande lavoro di approfondimento e coordinamento che c'è per tutelare il verde in relazione al sistema smart e all'avvento delle due nuove linee tranviarie. Ho scoperto quanta passione e professionalità stanno dietro alla cura quotidiana degli alberi nella nostra città. Ma soprattutto mi sono resa conto un'altra volta che siamo solo all'inizio del nostro viaggio nella città che cambia. Ora lascio la parola a Lorenzo. 20 motivi per prendere i mezzi pubblici e uno per perderli. Motivo 7. Perché per fare un albero ci vuole un fiore. Quando ho sentito che l'argomento di questa puntata era la cura del verde in città e che a volte prendersi cura del verde può voler dire anche abbattere alberi, mi è sembrato un controsenso. Perché abbattere un albero che già c'è per fare spazio a un albero diverso? Non si torna indietro. Non si perde tempo. Non stiamo facendo il contrario di quello che diciamo di voler fare. Per far passare un nuovo tram, abbattiamo alberi? E la sostenibilità? Ma soprattutto li abbattiamo per piantarne degli altri. Non potevamo tenere quelli che c'erano già? C'è una battuta della sitcom How I Met Your Mother in cui uno dei personaggi, Barney, dice «New is always better». Nuovo è sempre meglio. Credo che descriva bene il nostro mondo capitalista, che preferisce la sostituzione alla riparazione, che crede che avere sempre l'ultimo modello di qualcosa sia fonte di soddisfazione, che le cose nuove, lisce, scintillanti e cariche di potenziale inesplorato siano meglio di quelle che c'erano fino a ieri, che ci hanno già annoiato. Credo di non essere d'accordo. Credo che ci sia valore nella riparazione, nella tutela e nel portare avanti ciò che ci è stato utile e che ci ha aiutato fino ad ora. Credo nel valore dell'affetto e della continuità. Credo nelle storie d'amore che trovano modo di superare le difficoltà, di ricucirsi, di trovare strategie per riparare gli strappi e rinnovarsi, reinventarsi, andare avanti.
al tempo stesso, credo che questo non valga sempre. Ci sono casi in cui l'usura è troppa. Il vecchio modello non sta al passo e ci inizia a far dannare. Lo strappo nell'amore è troppo doloroso e ci inizia a far star male. L'affetto ci impedisce di vedere che quegli stessi valori hanno bisogno di essere portati avanti in un modo nuovo. E credo di non essere bravissimo a distinguere il caso in cui il nuovo è un valore e il caso in cui no. Perché a volte i casi riguardano cose di cui non so abbastanza e che da solo non sono in grado di valutare. Per esempio, se per far passare il tram sia necessario abbattere degli alberi. Parlare di mobilità sostenibile è molto più complesso di quanto pensassi. Pensavo che riguardasse cose su cui tutte e tutti siamo d'accordo: inquinare meno, spendere meno, garantire un futuro migliore alla città. E invece tutto questo ha dei costi inaspettati, come abbattere degli alberi. Non per fare al loro posto un parcheggio o un'autostrada, ma per far passare una nuova linea del tram e per piantare dei nuovi alberi più adatti ai cambiamenti climatici, meno pericolosi di quelli ormai vecchi, e che tutte queste cose, nonostante il nostro amore per ogni forma della natura, nonostante il valore che attribuiamo al tutelare ogni fonte di verde, di ossigeno e di vita, richiedono di prendere una decisione. Negli scacchi, un concetto chiave è quello di sacrificio. Sacrifichi un pezzo perché un altro possa svilupparsi e possa costruire una posizione migliore. Io, che sono un giocatore a malapena amatoriale, non sono in grado spesso di capire quando è il caso di fare un sacrificio. A volte mi faccio ingannare dal new is always better, faccio un sacrificio e mi ritrovo in una posizione peggiore di prima. Altre volte, di solito per caso, faccio un sacrificio e questo mi fa vincere la partita. Ma se parlassi con uno scacchista professionista, me lo saprebbe dire prima, quando è una buona idea e quando no. Quando non sappiamo valutare, abbiamo bisogno di chiedere a chi ha l'esperienza e la competenza di valutare. Come quando facciamo valutare la nostra casa, o ci rivolgiamo a un medico, o a uno scacchista professionista, ci fidiamo di qualcuno che ne sa più di noi. Perché il nuovo ha i suoi valori. E in un mondo che cambia così velocemente come il nostro, sono loro che possiamo condividere e che ci possono guidare. Ci possono ricordare che nuovo non è sempre meglio, ma a volte sì. E a volte, in un disegno più grande, è un sacrificio utile. Nell'immaginare una mobilità sostenibile c'è bisogno di fare questi percorsi di trasformazione insieme, di parlare e condividere valori, sacrifici ed elaborare grandi e piccole perdite insieme. Un giorno vedremo nuovi alberi e sapremo perché sono lì. E lo sapremo spiegare a chi verrà dopo di noi. Sapremo di essere stati parte di una trasformazione, voluta sulla base delle cose in cui crediamo e mettendo insieme valutazioni e fiducia di persone diverse, esperte di cose diverse. Sapremo che non l'abbiamo fatto perché nuovo è sempre meglio, ma perché avremo dato ascolto a chi ci avrà saputo spiegare perché. Prossima fermata è un podcast del Comune di Padova, realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La produzione è di Spazi Padovani. Il producer è Patrick Grassi. I testi sono di Marina Molinari, Patrick Grassi, Franco Tanel e Lorenzo Maragoni, con la supervisione di Giovanni Mauriello. La voce è di Marina Molinari. Le musiche e il sound design sono di Giulio Polloniato. La post-produzione e il montaggio sono di Patrick Grassi e Giulio Polloniato. La supervisione scientifica è di Carlo Andriolo, Diego Galeazzo, Franco Tanner. Prossima fermata è realizzato con la collaborazione della Rete Civica del Comune di Padova, con la partecipazione di Lorenzo Maragoni. Per approfondimenti sulla mobilità sostenibile a Padova, padovanet.it o trampadova.it. Grazie agli ospiti e a tutte le persone che hanno collaborato. Ci vediamo alla prossima fermata.